Cominciamo la conferenza stampa, ci scusiamo per le difficoltà logistiche, ma è la prima volta che Palazzo Chigi ospita un evento di questo tipo. Le introduzioni dei ministri italiani Saccomanni e Giovannini e poi apriamo al dibattito, contiamo di poter ospitare un paio di domande per la stampa di ciascun paese. Quindi la parola ai ministri italiani. Allora, buonasera a tutti. Siamo molto lieti di aver ospitato questo incontro qui a Roma. Si tratta di un incontro informale che ha uno scopo, come dire, del tutto preparatorio. Si inserisce in una serie di riunioni che avranno luogo nei prossimi giorni e settimane. Ci sarà una riunione dei ministri del lavoro a Madrid a giugno, ci sarà una riunione del Consiglio Ecofin, poi una riunione del Consiglio europeo a fine giugno, una riunione dei ministri del lavoro a Berlino all'inizio di luglio e la riunione del G20 poi più tardi a luglio. Quindi lo scopo del nostro incontro era quello di scambiare idee in preparazione di tutte queste riunioni e nel rispetto di quello che chiamiamo appunto il metodo comunitario. Poi sarà nelle sedi europee che verranno discusse le questioni da un punto di vista delle decisioni. Questa riunione, come dire, fa idealmente seguito alla riunione del giugno scorso del Consiglio europeo in cui fu approvato il Compact on Growth and Jobs e guarda soprattutto alla riunione del Consiglio europeo che si terrà alla fine di giugno. Come sapete, per quella riunione il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy ha indicato essenzialmente due temi: la lotta alla disoccupazione e soprattutto quella giovanile e la ricostituzione di condizioni normali di finanziamento nel sistema bancario e finanziario europeo. Chiaramente si tratta di due temi che hanno una grande importanza soprattutto per le prospettive di crescita dell'Europa. E credo che una delle finalità di questa riunione in preparazione delle prossime era quella di dare un segnale forte di attenzione da parte dei ministri delle finanze e dei ministri del lavoro ai problemi del ritorno alla crescita delle nostre economie e soprattutto efficacia di una lotta seria alla disoccupazione giovanile, che è un problema in tutta l'Europa. Quindi direi che c'è stato un consenso sulla necessità di dare questi segnali e soprattutto confermare l'impegno a restare nell'ambito delle strategie di consolidamento fiscale e di risanamento delle finanze pubbliche, che resta una precondizione importante per la crescita sostenibile. Naturalmente l'idea è che questa strategia di maggiore attenzione alla crescita e all'occupazione si articola sia a livello nazionale che a livello europeo. A livello nazionale il problema il più importante è quello che è stato individuato di riattivare un flusso di finanziamenti adeguato alle piccole e medie imprese, che sono in tutti i paesi europei un punto centrale dell'attività economica dei nostri sistemi economici. Quindi c'è un consenso di trovare anche nuovi canali di finanziamento per queste piccole e medie imprese, che vadano anche verso strumenti a medio termine, e in questo campo sono state
discusse interessanti idee, come per esempio la possibilità per le piccole e medie imprese di emettere quelli che sono stati chiamati mini bonds, appunto obbligazioni con caratteristiche semplificate che possono essere garantite o da intermediari bancari o dallo Stato o da varie iniziative anche di livello internazionale utilizzando le risorse della Banca Europea degli Investimenti. Sulla Banca Europea degli Investimenti credo c'è anche stato un forte consenso sulla necessità che la Banca Europea, che ha avuto un aumento di capitale di 10 miliardi di euro l'anno scorso, utilizzi in maniera anche innovativa e, come dire, moltiplicando questa base di capitale fino a un massimo che può arrivare anche a 60 miliardi per finanziare soprattutto le piccole e medie imprese, l'innovazione e l'investimento che abbia come obiettivo il riassorbimento della disoccupazione, soprattutto giovanile. Quindi c'è un forte impegno da parte dei nostri quattro paesi ad agire nell'ambito della BEI e nell'ambito del Consiglio europeo per realizzare in tempi brevi, diciamo, un impatto sull'economia e sulle soprattutto le piccole e medie imprese utilizzando queste risorse di capitale. È stato anche suggerito che potesse essere utile trovare un modo di far collaborare la BEI con le istituzioni nazionali che in ciascuno dei nostri paesi fanno finanziamenti pubblici a lungo termine sia per infrastrutture ma anche per piccole e medie imprese che sono la Caisse de dépôt et consignation in Francia, la Kreditanstalt für Wiederaufbau in Germania, la Cassa Depositi e Prestiti in Italia e l'Istituto del Credito Oficial in Spagna. Queste quattro istituzioni insieme con la BEI possono contribuire a sviluppare, diciamo, concrete iniziative di sostegno all'attività economica e all'occupazione. Quindi queste sono un pochettino i temi che sono stati toccati nella parte economica. Giusto due parole conclusive per dire che evidentemente tutti i ministri delle finanze hanno concordato che un importante ruolo per riattivare l'attività di finanziamento sui mercati è il completamento del progetto di unione bancaria, che potrà contribuire un ruolo importante a superare la frammentazione dei mercati e a facilitare un ritorno ad un efficiente meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Però l'enfasi di questa nostra riunione è stata soprattutto mirata alla attività di nuovi canali di finanziamento a lungo termine, sia a livello nazionale che a livello soprattutto europeo, utilizzando gli strumenti della Banca Europea degli Investimenti e i fondi strutturali comunitari. Questo appunto per la parte, direi, più economico-finanziaria. Poi cederei adesso la parola al collega Giovannini per quanto riguarda le questioni di carattere più connesso al mercato del lavoro e alla disoccupazione. Grazie, buonasera a tutti. I ministri dell'economia e delle finanze. Vielen Dank, schönen Abend. Alle die Finanz- und Arbeitsminister haben den makroökonomischen Wert erkannt, den jetzt der Arbeitsmarkt hat. Gerade um einige Angaben anzugeben, nach einer europäischen Studie der Kosten, die sogenannten Netz, das heißt der Jugendlichen, die weder studieren noch arbeiten, entspricht 1% des BIPs ungefähr, also 150 Milliarden Euro pro Jahr, und davon 50 Milliardi sono il costo che i nostri quattro paesi sopportano. Per questo affrontare la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, è un modo per assicurare una crescita
di medio termine basata sul capitale umano e sull'economia della conoscenza. Per questo questo investimento che vogliamo fare è un investimento strutturale che aumenta il potenziale di crescita delle nostre economie e quindi aiuta non solo a breve termine il benessere dei nostri paesi. Per far questo abbiamo bisogno in primo luogo di rafforzare la capacità di formazione e dei servizi all'impiego che già oggi abbiamo, naturalmente, ma che possono essere migliorati. E essere migliorati non solo in un'ottica nazionale, ma anche in un'ottica sovranazionale. Ci sono iniziative bilaterali che sono in corso, che possono aiutare a mettere in contatto meglio la domanda con l'offerta in un'ottica europea, ma abbiamo bisogno e abbiamo deciso di lavorare insieme rafforzando queste cooperazioni per avere dei benchmark più forti, per condividere le migliori pratiche, ed è questo che i ministri del lavoro che si incontreranno a Lussemburgo il 20 giugno discuteranno su come rafforzare proprio questo scambio di esperienze e di migliori pratiche, ma anche un migliore scambio informativo tra i nostri servizi all'impiego per andare verso un'ottica europea anche per questo tema. Si è parlato anche in altre sedi, è stato citato anche oggi l'idea dell'Erasmus for All, cioè l'idea di rafforzare le capacità dei nostri paesi di offrire occasioni di formazione, anche di apprendistato, all'interno di un quadro più coerente tra i paesi. Il secondo punto è che in questa prospettiva l'iniziativa sulla Youth Guarantee, la garanzia giovani, è estremamente importante e credo che da parte di tutti ci sia stata la considerazione che nel rispetto dei vincoli finanziari che conosciamo sia possibile concentrare il prima possibile i fondi, l'utilizzo dei fondi, i famosi 6 miliardi per tutta l'Unione Europea che deve aiutare a lottare contro la disoccupazione giovanile. In questo senso ci sono naturalmente delle grandi opportunità anche di interazione con il nuovo ciclo dei fondi strutturali che partirà anch'esso nel 2014 e quindi abbiamo detto che studieremo come riuscire ad aumentare il leverage, la coerenza tra la Youth Guarantee e i fondi strutturali per avere una crescita strutturalmente più elevata per migliorare il nostro capitale umano e per ridurre nel più breve tempo possibile, in particolare, la disoccupazione giovanile. Il terzo punto che è stato citato, su cui proveremo a lavorare insieme, è il miglioramento della partnership tra pubblico e privato. Non è possibile, infatti, che un impegno così forte per la disoccupazione giovanile sia fatta soltanto dal settore pubblico. Abbiamo delle buone pratiche in alcuni paesi europei, abbiamo detto lavoriamo insieme per riuscire a capire meglio come mobilizzare anche risorse private che vadano nella stessa direzione. In questo senso la riunione del G20 di Mosca a luglio è estremamente importante anche perché in quell'ambito il B20, cioè le associazioni di imprese sempre dei 20 paesi che partecipano al G20 hanno già fatto una serie di proposte, quindi quella è un'occasione ulteriore per spingere verso queste partnership pubbliche e private. Infine, un risultato importante a mio parere che testimonia il successo di questo incontro, a cui l'Italia naturalmente ha attribuito un grande valore, è l'idea di rincontrarsi, di rivedersi nel prossimo futuro, ancora per preparare il G20 e anche successivamente per rafforzare questo dialogo tra ministri delle finanze e dell'economia e ministri del lavoro, proprio per le motivazioni che ho detto prima. Grazie. Allora, apriamo le domande. Una domanda per ciascun paese. Vi prego di ricordare nome e testata e di indicare il ministro al quale rivolgete la domanda. Partiamo con Enrica Agostini, allora di Regno del 24. Buonasera, sono Enrica Agostini di Regno del 24.
Volevo chiedere al Ministro Saccomanni se ci può spiegare meglio il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti in questo ambito finanziario che ha immaginato. E poi, Monsieur Schäuble, se c'è una prospettiva per cui gli investimenti per la crescita possano essere messi fuori dal debito. Ma per quanto riguarda il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, come ho detto, abbiamo discusso di possibili iniziative internazionali di collaborazione tra gli istituti simili alla Cassa Depositi e Prestiti che possano facilitare l'afflusso di finanziamenti a lungo termine alle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese tradizionalmente si finanziano a breve presso le banche commerciali. È importante che attraverso gli strumenti a disposizione anche delle istituzioni pubbliche nazionali ed europee si trovi il modo di far accedere queste piccole e medie imprese a finanziamenti a più lungo termine e mirati al finanziamento di progetti che possano poi essere utili anche al fine dell'incremento dell'occupazione, di investimenti innovativi e cose di questo genere. Poi nella riunione non siamo entrati nel merito di specifiche iniziative. Wolfgang, I think that was a question for you. Das kannst du auch. Lo potresti fare tu stesso, Fabrizio, in realtà. Siamo perfettamente d'accordo che vogliamo mantenere le regole della stabilità e della crescita e siamo anche perfettamente concordi sul fatto che questo pacchetto di crescita è sufficientemente flessibile e di seguire le raccomandazioni della Commissione europea e le raccomandazioni specifiche per ogni paese ne dibatteremo in modo specifico, però il governo tedesco ha già comunque espresso il suo parere e le sosterrà fortemente. Buongiorno, Pierre de Gasquet du quotidien. Pierre de Gasquet, Les Echos. Pierre Moscovici e forse anche il ministro Saccomanni. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, monsieur... Pensa che sia possibile, signor Ministro, trasporre strumenti francesi come il credito d'imposta, competitività e il contratto di generazione in Italia e in altri paesi, anche se l'impatto di questi strumenti è giudicato relativamente modesto da organismi come l'OFCE. Ma lei crede nella possibilità di uno shock di competitività collettiva? Una specie di piano Marshall, come richiedono alcuni industriali, per esempio la Fiat, il capo della Fiat. Ebbene, innanzitutto le misure che i nostri paesi stanno assumendo vengono prese in funzione della propria economia e dei propri parametri. Non abbiamo tutti le stesse esigenze o le stesse caratteristiche, quindi è abbastanza logico che le misure che abbiamo adottato siano misure buone per la Francia e non sono necessariamente prodotti esportabili, anche se possono sicuramente ispirare delle politiche pubbliche in altri paesi se queste misure vengono giudicate positive. Tuttavia vorrei fare due osservazioni rispetto alla sua domanda. La prima osservazione: la Francia porta avanti una politica di riforme strutturali da un anno, il cui angolo di attacco centrale è la ricerca della competitività. Il credito d'imposta competitività occupazione rappresenta un 4% di diminuzione del costo del lavoro, l'anno prossimo meno 6% del costo del lavoro, quindi è una misura massiccia, si tratta di 13 miliardi di euro nel 2013, 20 miliardi di euro nel 2014, si tratta di una misura semplice alla quale molte aziende fanno ricorso e
Ci aspettiamo in effetti un sovrappiù di competitività massiccio per il nostro Paese, tanto più che non si tratta dell'unica misura. Abbiamo anche rafforzato i nostri meccanismi di sostegno all'innovazione per gli imprenditori, esempio il credito d'imposta per la ricerca o la creazione di una banca pubblica per gli investimenti. Abbiamo riformato il mercato del lavoro, una legge è stata varata dal Consiglio, dalla Corte Costituzionale ieri, e portiamo avanti le nostre riforme. Questa è la prima osservazione che faccio. Molto chiaramente e la nostra ambizione è quella di fare in modo che il nostro Paese sia più competitivo con un tessuto politico più forte. Seconda osservazione, il famoso shock di competitività europeo. In ogni caso noi condividiamo un'ambizione formulata dalla Commissione europea, cioè reindustrializzare l'Europa. La Commissione europea si è prefissato un ambizioso obiettivo, 20% entro 10 anni. Noi partiamo da lontano, altri Paesi hanno una base industriale che è stata meglio difesa negli ultimi anni, tuttavia questa è anche una nostra priorità. Non abbiamo più molti posti di lavoro industriali, quindi competitività e industria sono due temi strettamente connessi. Gli strumenti che noi attuiamo in questo campo vanno in questa direzione. Mi è venuta l'idea, signora Ministro von der Leyen, all'inizio si è già parlato da parte dei colleghi italiani di mettere in discussione altri programmi sul contro o a favore dell'occupazione dei giovani. Non se ne è parlato oppure avete concordato altri temi? Il ministro Schauble, la KfW, ha sempre richiesto che in altri paesi si doveva essere attive. Se ne è parlato oggi e se se ne è discusso, con quali risultati? L'incontro di oggi ha mostrato prima di tutto quanto noi abbiamo unito le forze non solo finanziarie ma anche dei ministri del lavoro e delle finanze, e noi sappiamo che dobbiamo cercare dare lavoro e prospettiva a chi cerca lavoro e prospettiva. Una cosa importante, da una parte i flussi finanziari che ci sono, dobbiamo combinarli con i programmi giusti. Se i ministri del lavoro sapranno quali politiche avranno funzionato nel portata, la parola chiave è mobilità e formazione, ma anche l'amministrazione del lavoro. Questo deve essere coordinato meglio, così che la domanda e la richiesta possano incontrarsi meglio in Europa. Abbiamo molti dettagli e molti programmi in merito. Il nostro compito era fino al 3 luglio, vogliamo precisare questi programmi e trovare le risorse che saranno necessarie. Quindi vogliamo ravvivare il mercato del lavoro europeo. In secondo luogo dobbiamo risolvere il problema del personale qualificato in Europa, perché su questo punto si deciderà se il personale qualificato saranno la base di un'industria che produce nel futuro. E poi un altro punto che è stato discusso dai ministri delle finanze è quello della stretta creditizia, perché le piccole e medie imprese possano riprendere fiato e possano investire e mettere a disposizione posti di lavoro. In questo abbiamo dei programmi di lavoro che metteremo a punto nel nostro vertice in Spagna e poi in Germania, e li presenteremo infine al G20 in Germania. Come conseguenza della crisi economica e finanziaria abbiamo avuto una crisi di fiducia nelle istituzioni bancarie e finanziarie. Per questo, come ha detto Fabrizio Saccomanni, abbiamo un punto centrale, che è quello che nell'ambito delle possibilità normative che i trattati ci permettono, dobbiamo portare a termine presto l'unione finanziaria e bancaria, anche in considerazione della forte dipendenza degli sviluppi economici in Europa. Abbiamo degli sviluppi economici che, soprattutto per le piccole e medie imprese, devono permettere e garantire e migliorare l'accesso al credito a tassi possibili.
e questo, su questo abbiamo riflettuto. La banca di investimenti anche dovrà svolgere un ruolo centrale, per questo ci siamo impegnati su questo argomento e nel Ecofin, nel gruppo europeo la settimana prossima faremo del possibile. Inoltre, con il mio collega spagnolo abbiamo messo a punto una riflessione bilaterale su come rafforzare la cooperazione bilaterale tra le due banche di investimento sui due punti, finanziamento e capitale proprio per le piccole e medie imprese. Tutto ciò deve essere migliorato, questo lo abbiamo spiegato ai nostri colleghi, ne abbiamo parlato, così da poter costruire una rete tra le banche di investimento e l'Europa. Ma ne vogliamo anche parlare con il signor Neuer, però abbiamo anche riflettuto che forse tutte le banche di investimento insieme dovranno incontrarsi con la Banca Europea degli Investimenti per accelerare questo processo. García Ovejero della cadena COPE, Radio Spagnola. Per la ministra Báñez, una domanda per la ministra Báñez. Le misure concrete verranno prese nel vertice di Madrid e nel prossimo Consiglio europeo, si è parlato di questo. Vorrei qualche precisazione per quanto questa iniziativa dell'ICO e l'Istituto di Credito Ufficiale Spagnolo, e so che la BEI prenderà nuove iniziative. Ecco, questo potrebbe essere una fonte di rinnovamento per la Spagna, che è tra i paesi più danneggiati. Grazie. Mercoledì prossimo svolgeremo una riunione tecnica a Madrid dei ministri e segretari di Stato del Lavoro per continuare a lavorare a favore di queste misure comuni per contrastare la disoccupazione giovanile in tutta l'Unione Europea, per svolgere i lavori preparatori del Consiglio Europeo e anche per preparare il vertice di Berlino del 3 luglio. È importante sottolineare che quello che stiamo discutendo ora è come articolare fin da adesso questi programmi europei, l'iniziativa promozione del lavoro giovanile, e si tratta di articolare tutti gli elementi in modo tale che siano compatibili con gli obiettivi europei, ma che allo stesso tempo riescano a rispondere al più presto al terribile problema della disoccupazione giovanile che colpisce in molti paesi dell'Unione Europea. Inoltre, in questa riunione lavoreremo anche in collaborazione con i ministri delle finanze va a vedere come promuovere il credito alle piccole e medie aziende, che sono la grande speranza per molti giovani spagnoli. Sì, muchas gracias. Volevo semplicemente aggiungere che in Spagna le piccole e medie imprese danno lavoro al 90% circa della nostra forza lavoro, quindi sono uno strumento vitale per ridurre la disoccupazione generale e giovanile, che è inaccettabile da ogni punto di vista. Dunque, le misure per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese sono uno degli obiettivi fondamentali del governo spagnolo, ma anche di tutta la Unione Europea. A livello spagnolo il governo ha preso molte misure, l'ICO ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese 22 milioni di euro attraverso le diverse linee di finanziamento, le banche centralizzate che sono riuscite ad aumentare il proprio capitale, a risanare i propri bilanci per più di 11 milioni di euro, che è una quantità piuttosto significativa a mio parere. D'altro canto ritengo che nell'ambito europeo dobbiamo andare avanti, come è stato detto qui, da una parte l'unione bancaria per porre rimedio ai meccanismi e ai canali di trasmissione della politica monetaria che non funzionano. Ci ritroviamo in situazioni dove le imprese spagnole solventi si ritrovano in difficoltà ad ottenere finanziamenti che non avrebbero se fossero domiciliate in altri paesi, e così anche tutto il lavoro della Banca Europea per gli investimenti. Come diceva Wolfgang Schäuble, il collega tedesco, l'iniziativa
di Spagna e Germania per far modo che entrambi gli istituti di credito ufficiali mettano a disposizione delle piccole e medie imprese finanziamenti a lungo termine e capitali è qualcosa che desideriamo aprire a tutti gli altri paesi, ci sembra una buona idea. E come diceva il collega Wolfgang Schäuble, è fondamentale che vi sia anche una partecipazione attraverso i capitali nella Banca Europea per gli investimenti. Con tutte queste iniziative una situazione di frammentazione dei mercati andrà risanandosi e potremmo lasciarcela alle spalle per poter vivere veramente una zona monetaria unica con condizioni finanziarie simili in tutti i paesi dell'Unione senza la frammentazione dei mercati di capitali. Conferenza stampa congiunta per le 18, quindi ci siamo, grazie a tutti e buon lavoro.